No, ma aggiungi anche te. Presidente, non lasciarmi solo. Due sassolini dalle scarpe. No, no, i sassolini no, però abbiamo fatto un percorso che ha pensato prima di tutti una persona che è qua vicino a me e che senza di lui tutta questa cosa qua che stiamo facendo non sarebbe accaduta. È stato un presidente che ha invogliato, ci ha spronato, ci ha veramente messo nelle condizioni, tutte le condizioni per fare quello che oggi avete visto fare. Abbiamo fatto il percorso, così almeno ci ricordiamo un po' di numeri. Girone davanti a tutti con una partita d'anticipo. Quarti di finale, 3 gol di differenza. Semifinale, 4 gol di differenza. E finale, 3 gol di differenza. E qualcuno pensa che abbiamo rubato. Io non lo so cosa si può dire rispetto a quello che si è fatto, press. Che siamo stati dei ladri. Non lo so. L'ultima cosa, poi parla presidente. Abbiamo avuto anche dei riconoscimenti da persone sportive che hanno fatto 200 partite in Serie A come Grandoni. Non è che hanno detto tutti quello che avete sentito prima. Hanno riconosciuto che è stato un lavoro enorme della società. I ragazzi sul campo hanno fatto qualcosa di straordinario, ma non siamo arrivati all'obiettivo. Come ci siamo arrivati? Che è diverso. Abbiamo fatto vedere qualcosa di diverso, credo. E abbiamo lavorato tutti i giorni dal 6 agosto. Grande mister! Come avevo detto domenica scorsa, c'è stato un lavoro impressionante. Qui sono stati quasi tutti a parlare, all'inizio con i tesseramenti di alcuni giocatori, che si parlava di procura, si parlava di quarantena, è stata una roba vergognosa. Comunque, noi adesso andiamo in D, gli altri si scanneranno in questo campionato. Non sono un presuntuoso, anzi, sono sempre troppo rispettoso. Però questi mesi ne ho sentite troppe e quindi non solo merita questo signore, il suo staff e tutti i ragazzi che si sono fatti per 10 mesi un mazzo così e la società tutta che ha fatto grossi sacrifici. Giusto, presto! Tutto il resto sono parole, qualcuno è uscito dopo 2 partite, qualcuno dopo 4. Rispetto totale per i nostri avversari di oggi che si sono sempre comportati, hanno sempre parlato in modo corretto. Per tutti gli altri devo dire la verità, no. Se oggi non andavo in D non so se rimanevo a fare ancora questi campionati con questi personaggi che ci sono in giro. Grande presto! Grande presto! Grazie! Va bene, da mica fastidio la forza economica che hai mostrato. No, ma non è una forza economica, ma perché le altre squadre... Ma voi pensate che le altre squadre siano fatte a salame? Non credo. Parole irrispettose, riguardose. In Liguria io lo sapete bisogna come la penso, in Liguria funziona così e va bene così, però adesso comunque ci godiamo la festa perché noi possiamo festeggiare, altri festeggeranno in futuro. Bravo, 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 bravo.